Riparametrare la comunità montana della Valle Seriana è la richiesta sottoscritta dai tre primi cittadini di Clusone Rovetta e Castione della Presolana. Opere pubbliche a Gandino, il punto sull'intervento alla scuola primaria e alla rete di illuminazione pubblica. Castione della Presolana, Clusone, Colere, Schilpario, Selvino, Valbondione, in tanti paesi le iniziative collegate al flash mob per chi suona la montagna. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antenna 2. Intorno alle 16.40 di ieri i vigili del fuoco di Brescia sono rimasti allertati per soccorrere due persone che si sono smarrite sulle pendici del Monte Guglielmo, in particolare nella zona del versante che guarda al territorio di Zone. Le persone che rientravano da un'escursione sono rimaste sempre in contatto con la sala operativa, comunicando la loro posizione con gli strumenti di geolocalizzazione telefonica. Immediatamente sono state inviate sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco, di cui una SAF, ovvero Spelio Alpino Fluviale, con abilitazione anche all'ambiente innevato. Parallelamente è stato attivato anche il soccorso alpino della quinta delegazione, quindi con gli uomini della stazione di Breno. Si è provato a raggiungerli da due fronti. Intorno all'1.25 una delle due squadre di ricerca ha raggiunto i due dispersi, sincerandosi delle loro condizioni. Si è provato ad intervenire con gli elicotteri per un recupero notturno, ma a causa della nebbia fitta ogni tentativo è sfumato. Questa mattina, con le prime luci dell'alba, è intervenuto un elicottero che ha portato al sicuro i due escursionisti, consegnandoli alle cure del 118, infreddoliti ma in ottimo stato. Sul posto era presente anche il sindaco del comune di Zone, che ha seguito le operazioni di ricerca per tutta la notte. E ora passiamo ai dati relativi alla diffusione del coronavirus in Lombardia. A fronte di 39.003 tamponi effettuati, sono 2.504 i nuovi casi positivi, pari al 6,4%. I guariti e i dimessi sono 1.152. In terapia intensiva il numero delle persone ricoverate è 359. Il dato diminuisce di 3 unità. I ricoverati non in terapia intensiva più 10, i decessi 46. I nuovi casi positivi al coronavirus per provincia: Bergamo 124, Brescia 488. E cambiamo argomento. I primi cittadini di Clusone, Rovetta e Castione della Presolana, rispettivamente Massimo Morstabilini, Mauro Marinoni ed Angelo Migliorati, hanno sottoscritto una lettera indirizzata ai colleghi dei comuni della comunità montana della Valle Seriana. Avete sottoscritto una proposta volta a rivedere quelli che sono anche un po' i confini della comunità montana. Sì, all'indomani delle elezioni che ci sono state a Clusone, con i sindaci di Rovetta e Castione ci si è subito seduti e ci siamo un po' interrogati su quelle che sono un po' le caratteristiche e le problematicità e anche la visione del nostro territorio, quindi in termini di appunto quelli che sono, diciamo, il nostro territorio montano qui della nostra zona. E tra le prime cose emerse, quindi, che si è poi deciso di portare all'attenzione degli altri sindaci con questa lettera, appunto, è quella della riparametrazione della comunità montana. Cosa intendiamo in particolare? Il fatto che la comunità montana, secondo noi, è lo strumento ideale per portare avanti alcune istanze di carattere territoriale e sovracomunale. Ad esempio legate all'istruzione, legate alla sanità, legate al rischio idrogeologico, legate allo sviluppo turistico montano nel nostro caso, quindi legato a tutta la viabilità, ai trasporti, tutta una serie di temi che hanno delle caratteristiche comuni per noi comuni di questo territorio, quindi dell'alta Valle Seriana, mentre riteniamo che i comuni facenti parte invece della media e bassa valle abbiano altre caratteristiche, altre necessità, altre criticità. Proprio per questo motivo,
Quindi abbiamo ripreso un tema che non ci siamo inventati noi dalla sera alla mattina, ma è un tema che era già comunque sul tavolo anche degli altri sindaci e quindi della comunità montana di fatto, che è quello appunto di riparametrarla e quindi di riconfinarla all'interno di quelli che sono dei confini territoriali che danno una certa identità. Quindi lo scopo principale di questa nostra lettera, di questa nostra azione, è proprio quella di cercare di far nascere questa istanza dal nostro territorio da portare poi in Regione Lombardia all'attenzione appunto dell'assessore di competenza per dirgli: il nostro territorio vuole che la comunità montana sia effettivamente montana e quindi torni a essere e a occuparsi di quello che è il territorio specifico nostro. Su questo tema quindi siamo fermamente convinti, abbiamo sottoposto all'attenzione di tutti i sindaci questa nostra lettera con allegata una proposta di delibera da portare nei vari consigli comunali appunto che va in questa direzione per poi scendere in Regione qualora ci fosse un'adesione massiva a questa nostra proposta per poi ottenere poi il risultato. Quindi lo scopo proprio è quello di riuscire a darci un'identità per raggiungere quegli obiettivi e quella visione a cui noi tutti speriamo e a cui noi tutti puntiamo, quindi senza nessuna questione politica, partitica legata all'attuale composizione di comunità montane in termini di maggioranze e minoranze. È proprio una questione puramente territoriale di obiettivi e di visione futura, perché è fondamentale che noi ci diamo una visione futura tutti insieme. A proposito di forze all'interno dell'assemblea della comunità montana della Valle Seriana, Clusone in questo momento non ha preso una posizione con la maggioranza o con la minoranza, ma di fatto ha un ruolo più indipendente. Sì, Clusone non ha partecipato, cioè non meglio, la mia amministrazione, io in particolare non ho partecipato all'elezione dell'attuale composizione di comunità montana, per cui non appena insediati, proprio perché c'era questa forte divisione iniziale tra la maggioranza e l'allora minoranza o opposizione che sia, Clusone ha detto: noi ci mettiamo nel gruppo misto, stiamo a vedere un po' quello che succede, votiamo a seconda dei vari temi appunto quello che riteniamo sia giusto votare e non votiamo quello che riteniamo invece che non sia giusto. E quindi questa è stata la nostra posizione. Tutto questo però non nascondendo da subito che la nostra ottica è appunto quella che abbiamo discusso poco fa della nostra territorialità, quindi del nostro territorio. Per cui siamo vicini a questa istanza, siamo in questa parte quindi di gruppo misto, proprio quindi senza essere amici e nemici di nessuno. La nostra visione però è questa, quindi in questo momento la direzione che prendiamo è proprio quella che ho appena spiegato. Le 144 medaglie d'onore conferite lo scorso 27 gennaio a Bergamo in occasione della giornata della memoria sono state ritirate dai sindaci che hanno assunto il compito di farle avere ai parenti. Oggi a Clusone la consegna il sindaco Massimo Morstabilini in una cerimonia a porte chiuse per via del contesto pandemico. A tal proposito ha incontrato i parenti di Angelo Baronchelli e Paolo Messa. Ricordiamo che le medaglie d'onore sono conferite dalla Presidenza della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili che nell'ultimo conflitto mondiale furono deportati e internati nei lager nazisti e nei campi di lavoro. Sono partiti a Marone i lavori per l'ampliamento del lungolago nella zona antistante la struttura denominata Ex Cittadini, tra l'attracco delle barche e l'area della spiaggetta di Villa Vismara. In questi giorni gli operai stanno procedendo alla posa in acqua di 40 pali in acciaio, su cui in un secondo momento verrà montata la passeggiata realizzata con la tecnologia cosiddetta Green Wood. Sono iniziati i progetti a valere sull'annualità 2020, ricordiamo sono i progetti che i singoli comuni e autorità di bacino e navigazione richiedono a Regione Lombardia con una compartecipazione quindi del 50% per quanto riguarda i comuni. L'importo complessivo dei lavori sono 3 milioni e 300 mila euro, come ricordavo il 50% per quanto riguarda la richiesta dei comuni da parte di Regione Lombardia e 50% dei comuni stessi. Siamo qua a Marone, l'intervento più importante dal punto di vista economico, 400 mila euro, un intervento che prevede l'allungamento del lungolago.
Come dicevo, anche altri comuni, in particolare sul lago Dendide, in queste settimane sono iniziati i lavori, hanno richiesto appunto delle riqualificazioni spondali sul proprio territorio. E poi altri due importanti lavori di manutenzione richiesti da navigazione sulle proprie strutture. Direi che da diversi anni ormai lo schema che viene utilizzato da autorità di bacino per la richiesta a Regione Lombardia e la grande collaborazione con i comuni dà i suoi frutti. Davvero numeri importanti, cifre importanti e progetti davvero che danno una riqualificazione non solo del singolo territorio ma direi di tutta la sponda lacuale dei nostri tre laghi. 400.000 euro per l'allungamento del lungolago. Allungamento che verrà fatto con una passerella fissa sul lago esternamente al cittadini, che partirà dall'attuale limite del lungolago, ci collegheremo, entreremo in Villa Vismara, ci sarà un camminamento anche in Villa Vismara e andremo a collegarci alla spiaggetta demaniale. Il lavoro consiste nel fissaggio di micropali, verranno installati una quarantina di micropali, su quali micropali verrà messa una struttura in ferro e con un fondo in greenwood. La lunghezza della passerella è di 46 metri, larghezza 2,20 metri di utile. Iniziato ottobre 2020, proseguono i lavori alla scuola primaria di Gandino. Nicola Andreoletti ha fatto il punto con il sindaco Elio Castelli. A Gandino sono in corso i lavori di riqualificazione della scuola primaria. A che punto è questo intervento? Questo intervento, che è iniziato fine ottobre del 2020, sono nei tempi abbastanza regolari, dipende molto dal tempo. Il fatto di essere poi all'interno della scuola, che comunque prevede anche la presenza dei ragazzi, ovviamente ha comportato un allestimento della sicurezza molto molto rigoroso. L'impegno di questa ristrutturazione, che riguarda il rifacimento di tutto il tetto, la sistemazione dell'ultima soletta e la riqualificazione di tutte le facciate, per circa 670.000 euro. Quando dovrebbero concludersi i lavori? La previsione del termine dei lavori è maggio-giugno di quest'anno. Riteniamo di poter concludere le operazioni nei tempi previsti. Dovrebbe essere almeno tutto così. Al momento non ci risultano ritardi che facciano supporre un termine di troppo lontano da quanto previsto, quindi dovremmo essere abbastanza tranquilli. Come è stato possibile finanziare l'opera? E l'opera, che è costata 675.000 euro, è stata finanziata con 350.000 euro dello Stato per i fondi Covid, per il rilancio, eccetera. 70.000 euro di avanzo e 255.000 euro abbiamo acceso un mutuo. Questo per quanto riguarda la scuola. In questi mesi poi è in corso anche un altro intervento importante, che riguarda l'illuminazione pubblica. Che cosa state facendo? Sì, è partita la riqualificazione di tutta l'illuminazione pubblica. L'importo è stato di circa 750.000 euro. Questo è stato finanziato con i soldi della nostra cessione delle quote di Anita. E i lavori sono iniziati all'inizio di novembre, prevediamo, stanno andando con una certa regolarità. Chiaramente il rifacimento di tutto l'impianto comporta sempre qualche sorpresa per quanto riguarda certi tratti di cavi che magari creano qualche problemino, ma però prevediamo di completarlo fra luglio, agosto, grosso modo. I lavori comunque stanno andando avanti abbastanza bene. Che tipo di illuminazione avete scelto? È stata fatta la scelta a LED, e mantenendo chiaramente la struttura, siccome sono circa 900 pali, di cui 350 grosso modo sono nel centro storico, il centro storico che
ha una tipologia di lampioni particolare, e quindi si è mantenuto quelli, e poi nell'illuminazione stradale abbiamo posizionato poi tutte lampade LED. Castino della Presolana, Clusone, Colere, Schilpario, Selvino, Valbondione sono numerosi i paesi in cui questa mattina si sono tenute iniziative collegate al flash mob intitolato Per chi suona la montagna. Alle 10 questa mattina in diverse località turistiche del territorio bergamasco ha riecheggiato il suono di campane, campanacci e di sirene, il tutto amplificato dai social network. L'iniziativa, promossa dalla rivista Sciare Magazine, è stata rilanciata nei giorni scorsi dall'assessore al turismo di Regione Lombardia, Lara Magoni, che questa mattina per questa iniziativa si è recata a Selvino. Quella di oggi è una giornata speciale, un abbraccio tricolore avvolto dal suono delle campane da nord a sud, da est a ovest. Un'Italia che si abbraccia virtualmente sotto il tricolore, che rappresenta il mondo della montagna, ma non solo. I suoni per ricordare che il 7 febbraio partiranno i campionati del mondo di Cortina, ai quali purtroppo non sarà presente la nostra grande Sofia Goggia, ai quali facciamo un grande in bocca al lupo. Invece la grande buona notizia è che ripartiremo. Il 15 febbraio il CTS ci dà l'opportunità di tornare sugli sci. E oggi per me risulta essere anche una giornata speciale, perché 24 anni fa, come oggi, tornai a casa con questo argento mondiale di Sestriere. La notizia di ieri del CTS ci ha aperto veramente il cuore a tutti quanti, anche perché è da mesi che la montagna, soprattutto la Lombardia, che è ricoperta dal 40% delle montagne, aveva necessità di ripartire. Per noi questo è un segno di grande speranza, anche se senza dubbio rimarrà sempre sotto l'attenzione massima l'aspetto sanitario, che non possiamo mai dimenticare. Ma noi siamo fiduciosi, anche perché la montagna è libertà, e in questa libertà sono certa che le persone si comporteranno con massima responsabilità. Quindi viva le montagne e speriamo di ritrovarci sulle piste da sci lombarde. Il flash mob ha coinvolto, come abbiamo detto, un po' tutte le località turistiche del nostro territorio. Sulle piste degli spiazzi di Gromo erano presenti Fabio Santus, i rappresentanti del Proloco, delle scuole sci, ma anche l'amministrazione comunale con la prima cittadina Sara Riva. Vi siete sentiti molto coinvolti da questa iniziativa? Assolutamente sì, gli impianti sciistici sono una realtà fondamentale per l'economia del paese, e di conseguenza abbiamo ritenuto di aderire proprio per cercare di porre ancora una volta l'attenzione sul difficile momento che la montagna e di conseguenza tutti i nostri operatori e tante persone stanno vivendo a causa della chiusura. Quindi oggi sulle piste avete voluto essere presenti a questo momento? Abbiamo voluto essere presenti come amministrazione comunale, con noi c'era anche la Proloco Gromo, e poi ovviamente c'erano le attività del territorio, che sono quelle, come si diceva, più toccate dalla chiusura. Chiaramente la chiusura ha comportato grossi danni per le nostre attività, credo per certi versi irreparabili, però non bisogna prendere questa situazione come se ormai fosse un dato di fatto, ma continuiamo a farci sentire in maniera pacifica, come è stato oggi, perché la gente di montagna, lo sappiamo, è abituata a darsi da fare, a lavorare e sicuramente non a urlare, a farsi sentire, però con la speranza che ci sia la giusta attenzione nei confronti della montagna, che non è solo banalmente l'andare a sciare, ma è il lavoro e l'impegno di tante persone che senz'altro non meritano di essere nella condizione attuale. A Valbondione sono stati coinvolti anche i ragazzi delle scuole. Sentiamo la prima cittadina, Romina Riccardi. Thank you.
montano che vive di turismo bianco. Abbiamo voluto aderire a questa iniziativa, Suoniamo la montagna, ideata da Lara Magoni, dal direttore della rivista Sciari e dall'UNCEM, perché chiaramente diventa un gesto di solidarietà in questo settore veramente provato a causa del momento che stiamo vivendo. Abbiamo voluto rendere originale l'iniziativa coinvolgendo gli studenti delle nostre scuole che hanno suonato con i loro campanacci, le tradizionali ciocche bergamasche, e abbiamo voluto contemporaneamente fare un augurio di buona guarigione alla nostra campionessa olimpionica Sofia Goggia e al contempo, seguendo sempre appunto l'iniziativa, augurare alla nostra nazionale l'augurio di ottenere ottimi risultati per i mondiali di Cortina. In particolare, facciamo il tifo per la squadra nazionale femminile che è allenata dal nostro compaesano Daniele Simoncelli. Questo flash mob è stato motivato da un convoglio di preoccupazioni sull'andamento della stagione per i nostri territori. Sentiamo il sindaco di Colere, Gabriele Bettineschi. Allora, stamattina, come in altre stazioni, come in altri comuni che ospitano delle stazioni sciistiche, ci siamo ritrovati per dare un segnale rispetto alla situazione che, degli impianti di sci, dei comprensori sciistici che, si è venuta a creare a causa della pandemia. È un segnale per dire che comunque la montagna vuole ripartire, il turismo. Soprattutto invernale e legato agli sport invernali, vuole ripartire, deve ripartire. In questo momento, in particolare a Colere, dove tutto è pronto per ospitare i turisti che vorranno sicuramente venire a trovarci e a sciare sulle nostre piste, siamo in un momento un po' così. Di stallo. Ora aspettiamo con ansia il 15 di febbraio per poter iniziare veramente. Chiaro è che siamo al 15 di febbraio, la stagione non sarà sicuramente salvata, anche potendo arrivare a fine aprile con l'apertura degli impianti, perché 2 mesi sicuramente sono meno della metà della stagione normale e comunque il grosso, ovvero Natale, le festività di Natale, dicembre e i primi di gennaio, purtroppo sono saltati. E vorrei comunque fare un appello ai turisti, agli sciatori che verranno sicuramente abbastanza numerosi qui a Colere a sciare, di fare attenzione, di seguire i protocolli, di seguire le indicazioni che gli addetti della stazione sciistica daranno, perché sarà importante per facilitare il lavoro agli addetti stessi e per passare delle giornate serene, perché dobbiamo prendere lo sci e tutti gli altri sbagli in questo modo, perché per passare meglio questo periodo che insomma ci ha lasciato nervosismo, ci ha lasciato cose non tanto belle, per cui ecco. Volevo ricordare che comunque la stazione di Colere è dotata di una procedura di prenotazione online dei biglietti, in modo da facilitare appunto l'accesso agli impianti stessi. Detto
devo fare un plauso al gestore degli impianti di sci, perché nonostante tutta questa situazione non si è perso mai d'animo e soprattutto non ha avuto modo di lamentarsi né con me né con altre persone della situazione in corso. Lo vedo molto motivato, per cui sono fiducioso in una ripartenza per la prossima stagione. E come abbiamo appena sentito, il suono delle campane ha riecheggiato anche in Valle di Scalvi. A Schilpari l'iniziativa ha interessato il centro storico. Il sindaco Marco Pizio ci ha dichiarato: sul nostro territorio sono presenti numerosi maestri di sci, impianti per lo sci, strutture ricettive e numerose attività legate al mondo della neve. L'amministrazione comunale di Schilpari ha ritenuto doveroso aderire alla proposta di sensibilizzazione alle tematiche correlate alle restrizioni imposte dalle recenti normative anti-Covid. Il flash mob per chi suona la montagna è andato in scena anche a Castione della Presolana. Il sindaco Angelo Migliorati ha dichiarato: come tanti comuni abbiamo aderito a questa iniziativa proprio per ricordare che la montagna esiste e deve avere un futuro. Oggi siamo fiduciosi per la riapertura degli impianti sciistici, in bocca al lupo anche per i mondiali di Cortina. E ora siamo giunti all'ultima parte del nostro telegiornale, quella dedicata in modo particolare anche alla nostra programmazione televisiva. Questa sera sul canale 88 di Antenna 2 alle 20.30 trasmetteremo il settimanale di approfondimento Target, alle 22.10 la rubrica Italia Economia, alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale, in onda anche alla mezzanotte e mezza sul canale 88 e alle ore 21.30 invece sul canale al numero 218 del digitale terrestre. Sul canale sportivo il numero 628, alle 20.30 il programma di motori Paddock, alle 22.30 la partita di calcio in replica per la Lunghese Juventina Covo. Nell'almanacco per sabato 6 febbraio il sole sorge alle 7.30 e tramonta alle 17.38. Il culmine è alle ore 12.34. La durata del giorno è di 10 ore e 8 minuti. La luna sorge alle 2.56 e tramonta alle 12.14. La fase lunare alla luna è calante ed è visibile al 41%. La chiesa ricorda San Francesco Spinelli e i santi Paolo Michi e compagni. E con questo è tutto, vi ricordiamo che a seguire vi saranno la rubrica Erbe e Salute e le previsioni del tempo. Grazie e buon proseguimento di serata a tutti.